Ecce nos iterum, cari amici. Come va? Tutto bene? Siete pronti per una nuova avventura? E allora andiamo! Ecco! Come vedete, io ancora scrivo con la macchina per scrivere, o il computer, ma le didascalie di una mostra che sto organizzando in questi ultimi tempi le voglio fare ancora con la macchina per scrivere, più intimo. Stavolta voglio parlarvi di una cosa particolare. Avete visto che negli ultimi quattro argomenti abbiamo trattato il culto dei morti, quindi siamo entrati in un nuovo argomento, il culto dei morti. Allora, proseguiamo con questo discorso, molto allegro, è ovvio. Qualche tempo fa, un paio d'anni fa, grosso modo, in una normale riunione condominiale, partecipai, si trattava l'argomento blatte. Ce ne sono parecchie nei sotterranei di ogni appartamento, di ogni palazzo, di ogni cantina e così via. Insomma, bisognava fare una pulizia totale degli scantinati. E io, scherzando, me ne uscii dicendo: guardate che queste blatte non sono che l'evoluzione plurisecolare dei vermi, dei cadaveri di una necropoli su cui il nostro palazzo è costruito. Tutti mi presero quasi per matto, ma io avevo con me un computer, il mio computer, tornavo dal lavoro, l'avevo con me. Lo aprì e feci vedere alcune immagini che tra poco vi farò vedere. E rimasero stupiti tutti della magnificenza che si trova nella zona del mio caseggiato, la zona portuense, la zona di Pozzo Pantaleo. Dunque andiamo a vedere le immagini. In primo piano si nota la via Portuense, intorno alla quale, in età romana, si estendeva una vastissima necropoli, lunga circa 3 chilometri. Le varie vicende edilizie della zona hanno distrutto in massima parte le vestigie antiche, ma qua e là rimangono interessanti aree archeologiche, come quella denominata del Pozzo Pantaleo, quella della cascina cinquecentesca, quella del drugstore, quella di Vigna Pia o del ristorante La Foresta, ed infine quella delle tombe di Via Ravizza. In questo collage vediamo l'area del Pozzo Pantaleo, che prende il nome dalla particolare forma del monumento a pianta a punto circolare, costruito inizialmente come tomba, divenuto poi cisterna o pozzo ed infine piccola chiesa medioevale di San Pantaleo o Pantaleone. L'area cimiteriale del drugstore è costituita da tombe di diverso genere. In primo piano è l'ingresso di un piccolo colombario intonacato e decorato. In secondo piano è una tomba scavata nel tufo della collina con notevoli tratti decorativi. La tomba a camera è totalmente intonacata e pitturata. Presenta inoltre un notevole pavimento in mosaico. Vi è rappresentato il momento culmine del mito di Licurgo. Lo vediamo colpito da pazzia, allorché scambia il proprio figlio Driante per un ceppo di vite e lo uccide colpendolo con un'accetta, rinsavendo però un attimo dopo, ma era troppo tardi. La tomba del primo secolo presenta la sepoltura a cremazione e le nicchie sono per lo più quadrangolari. Non mancano però quelle circolari, mentre le più importanti sono riccamente decorate con una volta stuccata a conchiglia. Alle spalle si eleva il colombario grande, di cui si conservano quattro file di loculi contenenti ancora le olle cinerarie. È totalmente intonacato e decorato, ma non presenta tracce di tabule recanti il nome o i nomi dei defunti, ad eccezione di una nicchia con un curioso graffito, una parola, Janarius, che potrebbe significare gennaio, ma anche Gennaro,
La suggestiva area archeologica ospita oggi numerose iniziative culturali. Sul marciapiede della zona del Pozzo Pantaleo rimane aperto lo scavo di un piccolo tratto relativo ad una cascina cinquecentesca. Si tratta probabilmente di un luogo destinato alla pigiatura dell'uva. Si nota un vano superiore a pianta rettangolare. Un particolare rubinetto formato da un rocchio di colonna forato, su cui tra l'altro è stata incisa la data del 1510. E una vasca circolare sottostante. Dell'area cimiteriale di Vigna Pia rimangono importanti tratti murari, mosaici, pavimentali e decorazioni vittoriche. Si riscontrano anche utilizzi di varie epoche. Nasce come sepolcredo a Colombario durante il primo secolo e si completa con le inumazioni del III-IV secolo. Una rara fotografia del ponte di Via Maiorana che collega la collina di Monteverde, che vediamo sul fondo, con la Via Portuense, laddove durante gli anni 60 del secolo scorso era la raffineria Purfina, citata più volte da Pierpaolo Pasolini nelle sue opere. Nei garage sotterranei del quartiere sono stati rinvenuti reperti di epoca romana, come i sepolcri di Via Ravizza. In questa zona, che sorge su una collina tufacea, frequentata già dal primo secolo, si rinvennero quattro importanti tombe. Una venne chiusa quasi subito, mentre due furono trasferite di peso in una delle sale del Museo delle Terme. La seconda tomba è detta degli stucchi bianchi dalla particolare decorazione della volta con motivi floreali e figurine mitologiche, tra cui Dioscuri, Eros a cavallo e le stagioni. Interessante è il valore allegorico delle raffigurazioni, allusive all'immortalità dell'anima e al viaggio che questa dovrà compiere per giungere il luogo dei beati. La tomba Colombario non presenta decorazioni colorate e le nicchie sono tutte quadrangolari. Molto più suggestiva è la terza tomba, di cui rimane intatto l'ingresso, fornito di soglia e stipiti con battenti per la porta lignea. L'interno è totalmente decorato a vivaci colori. Il sepolcro, con nicchie ad archetto, è dipinto al suo interno con immagini che ora, grazie ad un accurato restauro, si presentano in tutta la loro policromia. Il piccolo Colombario, detto anche la tomba dei Campi Elisi o tomba dei dipinti, risale al II secolo. In esso le pareti affrescate raffigurano le beatitudini dei giusti nel paradiso pagano. Il monumento funerario sembra dedicato per lo più a due ragazzi morti prematuramente, a cui i genitori, disperati, dedicarono una tomba con un al di là pieno di beatitudini. Abbondano figure di animali, candelabri e decorazioni varie, tutte legate, però, ad una nuova dimensione paradisiaca. I giovani compaiono raffigurati, con fedele realismo, i medaglioni all'interno di tabernacoli e vengono evocati più volte nelle scene pittoriche. Il passaggio del fiume Lete e le quattro scene dei giochi beati, il plaustrum, gli astragali, la mosca cieca e il trigon. Uno dei due fanciulli appare raffigurato mentre si aiuta a camminare utilizzando una sorta di girello. Possiede fattezze già mature e quindi potrebbe darsi che fosse affetto da gravi problemi motori. Il particolare del fanciullo fa parte di un quadro che prende tutta la parete lunga. Si nota anche un banchetto dove riconosciamo i genitori in una scena di mestizia e nel banchetto dei giusti. Completano gli affreschi la coppia di pavoni, la coppia di caproni, le quattro stagioni. La tomba è scavata nel tufo e presenta 26 nicchie, 6 fosse e 2 sarcofagi. È stata scoperta nel 1951. La quarta tomba è ancora nel garage di Via Ravizza.
è un sepolcro familiare del secondo secolo d.C. con gli affreschi di un airone, un pavone, una colomba, un'anatra e tre cavalli marini. I quattro volatili rappresentano il volo dell'anima verso l'aldilà, mentre i tre cavalli marini, animali fantastici dal corpo di serpenti e il busto di cavalli, hanno la funzione apotropaica di proteggere la tomba dagli spiriti dell'Ade. Le pareti ospitano nicchie per urne cinerarie, disposte a colombario e intorno all'arcosolio del Pater Familias. Tra le pitture, la più suggestiva è proprio quella dell'airone, raffigurato nell'atto di levarsi in volo trasportando un nastro flessuoso. Il nastro disegna nell'aria la lettera M, interpretata come iniziale della famiglia proprietaria del sepolcro. Facciamo ora un riepilogo un po' più scientifico della situazione archeologica della zona. Questo è più o meno il punto in cui la Via Portuense, uscendo da Roma, si biforcava. Sulla sinistra il tracciato sarebbe diventato la Via Campana, quasi all'apice della collina e l'area archeologica di Vigna Pia. Questa è la zona di Via Ravizza, già occupata dalla Porfina e in antichità ricca di tombe che, ovviamente, sono state in gran parte distrutte oppure occultate. Sul marciapiede rimane ben visibile un tratto della cascina cinquecentesca. Il cuore della vasta area archeologica è costituito dal settore ottimamente visibile, giacché a cielo aperto, della località Pozzo Pantaleo e il magnifico Dragstore Museum al di sotto di un gigantesco condominio. L'area di Pozzo Pantaleo è formata da un bellissimo tratto della Via Campana. Sono circa 50 metri di basolato. La cisterna a pianta circolare, un impianto termale ed ambienti minori. Nel Dragstore Museum rimangono in ottimo stato di conservazione più tombe di diverso tipo e fattezze. Nell'area archeologica si conservano molti manufatti rinvenuti anche in zone adiacenti, tra cui spiccano vasellami di più epoche e la famosa deposizione del guerriero della Muratella. L'area archeologica va dal I secolo, con deposizioni a colombari, fino al III-IV secolo, con le deposizioni ad inumazione. Questo è un magnifico colombario di cui si conservano due pareti, l'originario ingresso e le scale che portavano all'ipogeo. C'è anche una grande sala munita di moderne attrezzature da proiezione, laddove spesso incontro il pubblico intrattenendolo con le storie della Roma sotterranea. Per mia fortuna, il pubblico è sempre attento ed interessato, oltre che copioso. Non mancano dibattiti alla fine di ogni incontro e spesso ci si sofferma anche su argomentazioni non prettamente legate alla Roma sotterranea. Naturalmente, l'esame della zona portuense non si completa con le aree archeologiche appena descritte, ma prosegue anche con gli ipogei detti minori, come le cave di tufo di Monteverde. Laddove sono stati visionati enormi vani perforati dalle fondazioni dei palazzi superiori. E da dove proviene il blocco di tufo, ritrovato nello scavo della località Pozzo Pantaleo, su cui compare una epigrafe che cita la sesta coorte pretoria che fu impiegata per il compimento di un'opera della lunghezza di almeno 2160 piedi, ovvero 640 metri. Si parla ovviamente di un tratto della Via Campana. Importante è anche lo studio delle grotte al di sotto degli ospedali di San Camillo e Forlanini, laddove sono stati individuati altri vani relativi ad una diversa cava di tufo.
e per finire l'esame di alcune strutture ipogee moderne, relative ad alcune case di cura di zona che, nel loro piccolo, possono fornire altri indizi per arricchire, anche se non sarà mai possibile completarlo, il puzzle della mia zona, la zona Portuense, dove forse si trovavano anche i poderi della gens Maglia. Fantastico, fantastico, vero? Avete visto parecchi ambienti della zona che riguarda la necropoli Portuense. Ma casi simili ce ne sono ancora tanti e noi ne vedremo in futuro sicuramente. Per intanto allora andiamo a preparare la prossima argomentazione. Vi saluto. Ciao!